Fratelli, nuntio vobis gaudium magnum, habemus pacem! Hanno fatto pace! Anche lui si è innamorato di lei! Dagli insulti alle parole di pace la campagna riceverà quasi 3 miliardi e mezzo di euro. Porca puttana, no? Ma vedi? In questi anni si sono detti di tutto. Lui l'ha chiamata stronza, lei l'aveva liquidato come bullo sessista e ora magicamente alla modica cifra di 3 miliardi e mezzo di euro sono scoppiati i sorrisi. E come omaggio De Luca si è anche spinto ad apprezzare Fitto. Ora, De Luca che apprezza Fitto, credetemi, cioè è come se io apprezzassi il quiz di Amadeus. Sto scherzando! Oh, salutiamo Amadeus, ragazzi! Amadeus è sul 9 tutte le sere alle 20:30, eh! Oh, ama, guardatelo! Ti è piaciuta, Raimu? Bella. Allora, sembra che Fitto non si perda una puntata di Amadeus. Io questo volevo. Anche perché ho un programma che si chiama Chissà chi è. Pare proprio che sia dedicato a lui. Cioè, è proprio dedicato a Fitto. Adesso, comunque, vediamoci insieme un attimo cosa diceva De Luca su Fitto. Ministro Fitto, sì, Fitto, Fitto, davvero buio Fitto. Questo ministro, sì, è un castigo di Dio. Il cosiddetto ministro Fitto. E questo ministro inconcludente ed evanescente, sì, e incompetente. Sì. Come sempre capita, il ministro Fitto, Fitto. Ha parlato, ha parlato, parlato, ha parlato. Parlato. Alla fine, se tu ti domandi che cosa ha detto, fai fatica a trovare una risposta. Avete visto come lo amava Fitto? Questo è amore puro. Guardate che questa è una foto storica, la vedete? Come vedere insieme Putin, Zelensky e Netanyahu al compleanno del capo di Hamas. Ecco, un'immagine così... Un'immagine così... Un'immagine così godiamocela, perché chissà quando ci ricapita. E De Luca da una settimana ha cambiato anche personalità. È calmo, è pacato, non urla più. Improvvisamente è diventato un monaco tibetano. Godetevelo, perché ho poco tempo, mentre io cerco di diventare zen come De Luca. Vai!